Bonjour mia family, bonjour. Oggi nuova inquadratura, praticamente ho messo la videocamera sulla, come si chiama, sulla bajour. Si chiama così, sì, credo di sì, suppongo. E quindi sperimentiamo questa nuova inquadratura. Sì, mi sono letteralmente appena svegliata, ecco perché la mia faccia è sconvolta praticamente. E anche i capelli incasinatissimi. Comunque vedo che fuori c'è una bellissima giornata, c'è un bellissimo sole e io sono super contenta perché domani c'è il mio incontro a Roma con voi, quindi sono super emozionata e vabbè, però non vedo l'ora di incontrarvi. Quindi sì, sono molto felice e tra l'altro non vado in treno stavolta, ma vado in aereo perché è più fattibile, ho visto, per me raggiungere Roma in aereo che in treno. Tra l'altro è anche più comodo andare a Roma in aereo di quanto non sia andare a Milano in aereo, perché ci sono molti più voli diretti sia, cioè durante tutta la giornata, quindi riesco ad andare e tornare in giornata tranquillamente. E però sì, non vedo l'ora, mamma mia. Questi incontri, sono sempre così emozionata, come vi dicevo nell'altro video, a Milano, fino a quando arrivo lì e vi vedo e mi metto a chiacchierare con voi, così lì mi sciolgo. Campanello, sarà un pacchetto. Torno subito. Sì, era un pacchetto, in realtà tra ieri e oggi me ne sono arrivati tipo 4, devo ancora aprirli, quindi magari li apriremo assieme. Sono tutti pacchetti delle aziende che mi mandano delle cosine nuove, quindi sono molto curiosa. E oggi ho un po' di mal di gola, peraltro. Ma niente di che, comunque, boh, ogni tanto mi capita purtroppo, la mia gola è sempre, sempre un problema. Cioè, se ho qualcosa e mal di gola. E ieri invece ho avuto un sacco di mal di testa. Boh, non lo so, forse non ho dormito tantissimo in questi giorni. Ieri sono stata abbastanza KO, infatti non sono riuscita a filmare un video. E oggi non sarà, cioè non ho un video da caricare, il che mi dispiace molto. Quando salto un video mi sento un sacco in colpa, mi dispiace. E poi mi chiedo tantissimo, oddio Nicole, cosa è successo? No, non è successo nulla, non vi preoccupate, solo che non mi sono sentita tanto bene. E oggi appunto questo mal di gola. Comunque, sto aspettando che mi arrivi la spesa, perché ovviamente sto facendo sempre la spesa online. Io, pigrizia assoluta. No, adesso dovrò alzarmi comunque da questo letto, prima o poi. E sto aspettando che mi arrivi la spesa. E sono molto fiera di me stessa, perché mi dite sempre che non prendo mai frutta e verdura. Beh, stavolta verdura non ho presa, ve lo dico subito. Però ho preso molta frutta. Insomma, piccoli step, giusto? E quindi mi farò una bella scoperta. Corpacciata di frutta, vitamine, eccetera, per tirarmi un po' su, sperando che aiuti anche con questa gola, boh. E sono molto felice, vi devo dire, che vi sia piaciuto così tanto il mukbang, quindi vi ringrazio. Anche il video sui capi di abbigliamento, cioè sulle cose di lusso che ho acquistato nel 2018, che mi sono un po' pentita, eccetera, anche quello vi è piaciuto tanto, quindi mi fa molto piacere. Ieri volevo filmare in realtà il trucco, cioè come mi truccavo a 20 anni, come mi trucco adesso a 30 anni, però non, appunto, non mi sono sentita bene, ma lo farò e già so come, perché è cambiato molto il mio modo di truccarmi 10 anni fa e adesso, cioè boh, è cambiata anche un po' la moda, però anche i miei gusti sono cambiati e boh, forse come mi vedo, cioè non lo so, comunque sarà molto interessante secondo me come video, vedere la differenza, perché non me ne sono accorta man mano che passava il tempo, però adesso a ripensarci, e anche quando guardo tipo i miei primi video, mamma mia, mi truccavo in maniera completamente diversa, cioè usavo colori improponibili, non sfumavo la matita, l'eyeliner non lo sapevo assolutamente mettere, non lo mettevo mai, e vabbè, non mettevo il mascara sulle ciglia inferiori, non facevo le sopracciglia, il fondotinta più o meno il colore lo indovinavo, cioè alle superiori era veramente un disastro il mio fondotinta. Invece diciamo che dopo le superiori, così a 20 anni, 25 anni, insomma, quello riuscivo decentemente. E però sì, che sono cambiate un sacco di cose anche nella moda del trucco, no? Cioè anche il trucco, così come l'abbigliamento, ha le sue mode. Anche lì è cambiato veramente, veramente tanto in questo ultimo decennio. È incredibile se ci penso. Comunque, ho visto sì che vi piacciono molto i miei mukbang e questa cosa mi sta colpendo un sacco. E in tanti mi avete detto che forse era meglio l'inquadratura in soggiorno e sono d'accordo con voi. Quindi penso che continuerò a farli, cioè in soggiorno, in sala da pranzo intendo. Quindi penso che continuerò a farli in sala da pranzo perché in soggiorno, non lo so, speravo si vedesse meglio il cibo eccetera, ma non,
non si è visto poi così tanto bene, secondo me. Vi è piaciuto un po' di più perché era un po' più vicina all'inquadratura, quindi cercherò di fare comunque i mukbang in sala da pranzo, in cui si vede meglio il cibo, avvicinando però l'inquadratura, così riesco a raggruppare tutte le cose che vi piacciono. Niente, adesso direi che è arrivata l'ora veramente. Ah no, e tra l'altro mi avete dato anche feedback sugli orecchini. Intanto mi avete scritto, sì, falli Nicole. Quindi penso proprio che non appena guariscono questi, perché ovviamente voglio farli, boh, vabbè che sono già guariti praticamente, però secondo me non proprio del tutto. E quindi voglio aspettare ancora un po' e poi farò un altro buco qui, quindi ne farò 4 e un altro qui. Quindi 3 da questa parte, 4 da questa parte. Poi mi dovrete consigliare sugli orecchini, eccetera, perché, vabbè, quelli che ho preso sono tutti dorati, mi piacciono un sacco, questo è proprio d'oro, però penso che il piercer mi debba cambiare la barretta, perché adesso che si sono sgonfiati, che sono praticamente guariti del tutto, cioè quasi, e, la barretta è lunghissima e mi avanza tipo un sacco, a parte l'anello, quello boh, posso tenerlo insomma, immagino, e, però dovrete consigliarmi dove trovare orecchini carini, tipo da... da abbinare uno con l'altro, tipo degli anelli, boh, dovete consigliarmi davvero, perché è un sacco di tempo che non compro orecchini piccolini così di questo genere, quindi fatemi sapere i negozi online, così o se c'è qualche catena di negozi che posso trovare a Trieste, ma dubito, più, cioè è più fattibile qualcosa online, quindi fatemi sapere se c'è un negozio che vende orecchini carini piccoli, tipo appunto questi anellini, qualche brillantino così online, che vado a darci un'occhiata, perché ho veramente bisogno di consiglio su questo, che io tendo ad avere, quando avevo soltanto i due buchi, tendevo ad avere orecchini più vistosi, cioè più grandi, e non me ne intendo di quelli più piccolini, ma comunque adesso è arrivata l'ora di alzarsi, anche se oggi non mi sento tanto bene, boh, non lo so come mai, spero di non avere un principio di influenza, ma vabbè, faremo il pieno di vitamine oggi, che cosa vi devo dire? E let's go. Ah, tra l'altro, tutti i miei vlog ho notato, sì, cioè io mi alzo, faccio le cose a casa, poi vado in centro e vado da Goran a fare le unghie. Fatto che, avete ragione, mamma mia, ho le labbra super strapolate oggi, comunque avete ragione, il fatto che quando io riesco a filmare questi vlog sono di solito giornate in cui non ho tanto lavoro al computer e posso filmare un vlog al posto di filmare dei video a casa e non ho conference call eccetera eccetera, per cui devo stare bloccata a casa, perché in quei giorni non riesco a fare nulla, cioè sono solo a casa, la vita dello youtuber, almeno la mia, è praticamente il 90% del tempo a casa a lavorare da sola, ok? Quindi le giornate in cui riesco ad uscire io raggruppo tutte le cose che devo fare, anche andare a rifare il semipermanente, che devo assolutamente andare a rifare perché mi si è rotta un'unghia purtroppo, e quindi sì, ma io cambio discorso, no, volevo dire che anche oggi andremo da Goran, ma non è che lo faccio apposta che in ogni vlog vado da Goran, il fatto è che raggruppo tutte le cose che devo fare e in quei giorni filmo un vlog e capita sempre che tra le cose che devo fare c'è anche il semipermanente e appunto devo andare a rifarlo perché mi si è rotta un'unghia e purtroppo anche molto in basso, di quelle che ti fanno malissimo, è fastidiosissimo, quindi spero riescano ad aiutarmi oppure dovremo limarla in qualche modo, boh, non lo so. Poi ha cominciato ad alzarsi in varie unghie, quindi sono andata sopra con uno smalto ed ho fatto un po' un solito disastro, come al solito. E quindi sì, però sono contenta perché appunto c'è il sole, quindi ieri pioveva. No, l'altro ieri pioveva, boh, non lo so, comunque. Scorsa settimana nevicava, tipo, adesso ci sono 10 gradi e c'è il sole, quindi... Forse la primavera che sta arrivando non ci conterei troppo, ma ci spero. Vabbè, muoviamoci, Nicole, alzati. E così andiamo a fare una lavatrice, molto interessante oggi veramente, fare una lavatrice e coccolare i gatti, perché Gatto Denver sta sicuramente qua davanti, anzi andiamo a vedere assieme se sta qua davanti. Gatto Denver? Gatto Denver? Gatto Denver? Ma prima c'eri, adesso non ci sei. Qui c'è Gatta Stellina, le piace un sacco dormire qua a Gatta Stellina. Ciao, ciao piccola gattina, sei bellissima, una mia stellina, ah eccoti, la tua stellina mia, dove eri tu, birbante, dove eri tu, birbantello, poi volevo farvi vedere, ho comprato un nuovo paio di Converse, le ho trovate scontate tra l'altro,
da 110 euro, le ho pagate mi sa 69, una roba del genere, e sono queste, vabbè, hanno un po' di zeppa praticamente, cioè sono un pochino rialzate, cosa che non mi interessava particolarmente perché già sono altissima, però mi piaceva un sacco il fatto che fossero tutte glitter, cioè non glitterate, che avessero tutte queste paillette luccicose. E sì, c'era il mio numero che di solito con gli sconti il mio numero non c'è mai, stavolta c'era e le ho prese al volo, mi piacciono molto, magari oggi le metterò. Spesa arrivata, ho preso giusto due cosine direi, un sacco di roba, ma per me è veramente troppo pesante da portare, per questo che la ordino. Comunque adesso spacchetteremo tutto, anche perché alcune cose devono andare urgentemente in frigo e in freezer. Il gatto deve mi dare una mano, vero? Ah, grazie, grazie amore mio, grazie. Chi? Tutto bianco lui, un po' arancione. No, nel mio studio non ci vai, perché da quando mi hai fatto la cacca sul divano non ti ci lascio più andare da solo, senza supervisione. No, no gatto Denver, no, no, no. No, 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 puoi stare in tutta la casa, è grande. Amore mio. Ok, questo è tutto quello che ho preso. E allora, un sacco di dischetti di cotone perché ho sempre bisogno di dischetti di cotone struccanti. E poi ditemi che siete fieri di me, ragazzi. Siete un po' come la mia mamma che mi rimproverate quando mangio roba non sana. E quindi spero. Ciao, caro Rainbow, mi segue come al solito. Quindi spero siate fieri di me. Ho preso roba abbastanza, insomma, sana, spero. Ho preso mirtilli che abbiamo appurato, che sono mirtilli. Poi lamponi. Amo i lamponi, fragole che sono italiane, ragazzi, ci tengo a specificare, non so da dove, sicuramente non dalle nostre parti. Poi ho preso arance, che spero siano rosse, pompelmo, mele, queste sono le mie preferite, verdi, quelle tipo un po', come si dice, un po' aspre, così. Poi, beh, Gatodever, abbiamo capito che tu sei la vera star di questo canale, l'abbiamo capito già tempo fa. Poi ho preso banane, limoni, kiwi e che cosa ho preso? Salmone affumicato norvegese, mi piace molto di più quello norvegese rispetto a quello scozzese. Poi ho preso lo yogurt greco 0% di grassi, uno lo mangerò subito. Poi ho preso, vabbè, pasta, ho preso le penne, le farfalle e i rigatoni, pan grattato e basta, e tonno. Tre confezioni di tonno. E basta, queste cose. Ah sì, e poi ho preso patate, eccole qua, e burro, perché non avevo più burro, non è che io lo usi tanto, sinceramente, però c'è la pasta con burro e pan grattato che a volte mi piace fare, è molto molto buona. E basta, adesso mettiamo via tutto, direi. E poi ho preso, ah sì, boh, a parte che avevo preso il latte parzialmente scremato, ma hanno portato quello scremato, che non mi rende tanto felice, però vabbè, 0,1% di grassi. E poi ho preso due confezioni di ammorbidente, voglio vedere che profumo hanno e quale preferisco, e basta, questo è quanto. Colazioncina sarà una tazza piena di yogurt greco con lamponi e mirtilli. Nel frattempo ho anche pulito per bene questo tappeto che raccoglie un sacco di peli e ci ho messo un po', ma adesso è bello 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 pulito. Nel frattempo sto ascoltando i messaggi vocali di Demelza. Ci mandiamo messaggi vocali di 20 minuti e sto spacchettando robine che mi sono arrivate. C'è un pacchetto molto carino anche con questo fiocco da Max Factor, non lo so, ci sono diversi brand: Max Factor, Rimmel, Bourjois, Sally Hansen e Bruno Banani, che non conosco. Not for everybody, interessante il motto di questo brand. For beauty lovers, poi mi è arrivato un pacchetto da Lab Care Cosmetics, brand che adoro per la skin care, hanno prodotti molto molto interessanti. Poi mi è arrivato un pacchettino da Dior e poi la nuova Sephora Spring is in the air, quindi mi hanno mandato una selezione in anteprima delle novità skincare e make up in arrivo nei beauty store Sephora, il che mi rende molto 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 felice. E però non li aprirò adesso con voi, perdonatemi, non arrabbiatevi con me, ma non li aprirò adesso, così magari la luce un po' meglio. Sì, io sono ancora in pigiama. Non li aprirò adesso perché farò nei prossimi giorni un video spacchettamento su YouTube, perché ho un sacco di altri prodotti in realtà da spacchettare. Vabbè, a parte quello che è il premio del giveaway che ho lì pronto per chi ovviamente
lo riceverà a casa, quindi, ma tutto il resto sono cosine che mi sono arrivate che voglio farvi vedere in un video, quindi prossimamente, nei prossimi giorni vi farò un video spacchettamento e vedrete anche che cosa c'è all'interno di questi pacchetti, quindi scusatemi se non vi faccio vedere adesso. E adesso vado a farmi la doccia e devo andare dal commercialista oggi assolutamente, tra l'altro volevo aggiornarvi e dirvi uno grazie di cuore, perché quando vi ho detto che avevo difficoltà con le fatture elettroniche mi avete scritto in tantissimi, cioè commercialisti, di tutto e di più, per darmi una mano con le fatture elettroniche, e ho seriamente pensato di contattarvi, però in realtà ce l'ho fatta e sono riuscita a mandare le mie prime 3-4 fatture elettroniche, yes! Quindi quando sono riuscita da sola a mandare le fatture elettroniche ero tipo, sono un mito, cioè, ok, quindi ce l'ho fatta ragazzi, yes! Però devo comunque passare dal commercialista perché ho ancora le fatture di fine 2018 da portare, che sono cartacee, e poi se riesco, spero, perché devo ancora chiamare per vedere se sono liberi, andrò a fare il semipermanente. Questo è l'outfit di oggi, ho il maglione Balenciaga che ho preso qualche settimana fa, che vi era piaciuto molto, ve l'avevo fatto vedere nel video haul, un paio di jeans semplicissimissimissimi, e poi ai miei piedi ho messo le nuove All Stars con le paillette, che mi piacciono un sacco, e vi devo dire che il platform, la zeppa è anche molto comoda, cioè non sembra nemmeno che ci sia, per quanto riguarda la calzata, nel senso la camminata non si sente proprio. E ho fatto anche il trucco super super naturale ed ho usato Back Talk invece di Urban Decay sulle labbra, quello in stick, c'è anche la versione liquida che quasi mi piace di più, questo però è quello in stick perché ce l'avevo portata di mano. E adesso seleziono una borsetta, seleziono una borsetta ed esco. Prima dal commercialista, poi da Goran, perché ho chiamato e possono farmi le unghie. Tra l'altro volevo farvi vedere una cosa ragazzi, perché mi sono pericolosamente... Vabbè, adesso sono al buio, scusate. E mi sono pericolosamente innamorata di una nuova borsa Chanel. Ve la faccio vedere. Ve la faccio vedere. E ditemi che cosa ne pensate. Secondo me è una delle borse più fighe che io abbia mai visto, e l'ho vista nel video di Trisha Paytas, perché lei l'ha appena comprata, quindi deve essere per forza parte di questa collezione, lo spero, primavera estate. Che cosa ne dite? È la Jumbo, lei l'ha presa in caviar, non so se la prenderei in caviar o nell'altro tipo di pelle, quella più liscia, però cioè, che cosa ne dite? Secondo me è bellissima. Cioè, mettiamo a fuoco che si veda qualcosa, magari Nicole, grazie. Secondo me è meravigliosa e voglio troppo troppo averla. Ditemi voi che cosa ne pensate. La prendo? Non la prendo? Cioè, in realtà devo scovarla. Cosa faccio? La cerco? La prendo? Non la prendo? Io dovrei evitare di guardare video haul, perché poi mi innamoro delle cose e poi le compro, sostanzialmente. Qui sto raccogliendo scatoloni perché presto traslocherò, quindi devo uno raccogliere scatoloni, due devo iniziare ad impacchettare la roba, che non sarà semplice perché ho davvero troppa troppa roba da impacchettare, mobili non tantissimi perché i miei sono quelli di questo studio, quelli della cabina armadio naturalmente, completamente interamente miei. E il resto, vabbè, c'è una poltrona, la panca che sta qua, che probabilmente comunque lascerò, anzi sicuramente lascerò, e basta. Comunque leggo tantissimi commenti veramente sulla mia vita privata, e io insomma non do più di tanto peso a questi commenti, però tanti veramente, ma tu vivi ancora in quella casa, ma tu di qua, ma tu di là. E io, come già avevo detto, non posso, non voglio nemmeno entrare nel merito, però, cioè, se solo voi sapeste come stanno le cose, alcuni commenti non li scrivereste. Questa è l'unica cosa che posso dire. Comunque, sì, e sarà un lavoro molto molto lungo impacchettare tutta sta roba, però non vedo l'ora di tornare a casa mia. E comunque vi terrò aggiornati sul trasloco eccetera eccetera, e ovviamente vi porterò con me nel casino che sarà il trasloco, naturalmente. Eccomi qui dal commercialista e queste sono tutte le fatture che devo consegnare.
site, fatto tutto dal commercialista. Dobbiamo solo un attimino capire come fare per la fatturazione elettronica, nel senso che in qualche modo dovrò mandare io le fatture a loro, ma comunque ho portato queste fatture perché devo chiudere la contabilità del 2018. Molto spesso mi viene detto: il tuo non è un vero lavoro, dovreste dirlo al mio commercialista, che impazzisce perché c'è un sacco di contabilità dietro. E soprattutto ditelo all'agenzia delle entrate che il mio non è un lavoro, così non pago le tasse. Non sto scherzando. Vabbè, finito qua, adesso vado a fare le unghie da Goran e sono bianca come un fantasma. Io passo le vetrine con queste bontà, vi giuro che mi viene una fame, mamma mia, guardate che meraviglia. Gnam. E non parliamo delle torte, guardate che roba, mamma mia. Guardate che meraviglia il cielo oggi, sembra un dipinto. Bisognerebbe fermarsi un po' di più ad ammirare certe cose, perché le diamo per scontate. Invece bisognerebbe proprio fermarsi ed ammirarle, guardate che bellezza. È una meraviglia. Una meraviglia Trieste oggi. Eccomi, sono arrivata da Goran. Eccomi, sono tutta impiastrata con le mani perché togliamo sempre lo smalto semipermanente. Sto per crollarmi la videocamera. Togliamo sempre lo smalto semipermanente così con il solvente, piuttosto che limare, che è molto molto meglio per le unghie. Quindi devo aspettare adesso tipo 10-15 minuti che si sia... È veramente difficile tenere la videocamera così, tra l'altro. Non pensavo che si sia... che si tolga da solo, che venga via da solo. Comunque volevo anche dirvi, se riesco ad inquadrarmi decentemente più o meno, volevo anche dirvi che stiamo organizzando qui da Goran un incontro a Trieste molto molto presto, però comunque un video dedicato dove vi dirò tutto, cioè appunto location, vabbè, che sarà questa, vi dirò ora, data eccetera, quindi aspettatevi il video dedicato. Però per le mie follower triestine, la mia family triestina, ci sarà occasione molto molto presto di vederci, e sarà appunto proprio qua in salone, che come sapete è in centrissimo a Trieste, quindi dovrebbe essere insomma raggiungibile da tutti. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. E basta, adesso niente, non mi resta che aspettare, fare il semipermanente. E tra l'altro penso che oggi cambierò colore, sempre nude naturalmente. Io cambierò colore, una piccola tonalità, un piccolo cambio di tonalità, ma dal nude nude passerò al rosa nude. Cioè, cambiamenti, però sì, cambierò, cambierò. Ok, unghiette fatte e, come vi dicevo, fatto questo nuovo, cioè nuovo semipermanente, un po' più rosato, comunque nude, ma secondo me è molto molto bello, molto elegante. Faccio vedere anche l'altra mano. Sì. Ok, adesso ho finito, quindi tornerò a casa. Ciao. Ok mia family, mi sono già cambiata, come al solito mi metto sempre subito comodissima quando torno a casa. Ho tolto tutti i gioielli, tutto quanto, a parte ovviamente i piercing. Sì, e che poi stavo pensando anche di fare un piercing nuovo, tipo qui, in questo punto qui, un piccolo piercing sottile. Ditemi che cosa ne pensate, secondo me è molto carina come cosa. Comunque adesso andrò a struccarmi, e tra l'altro oggi ho dimenticato di spruzzare il fissante Urban Decay, uso l'All Nighter. Ma in realtà, boh, sto testando vari setting spray, ma quello che uso di solito è l'All Nighter di Urban Decay. Ragazzi, mi si sta sciogliendo, cioè mi sono letteralmente dimenticata di spruzzarlo oggi, Mi si sta già sciogliendo tutto, non so se si vede, tutto il fondotinta in questa zona del mento. Poi vabbè, brufolo, che non c'entra tanto. Mi si era sciolto tutto il fondotinta anche sul naso, che ho dovuto poi ritoccare con il correttore quando sono uscita, cioè quando ero fuori. E si sta sciogliendo il fondotinta anche un po' qua. Le uniche che stanno tenendo molto bene sono le sopracciglia, perché hanno il gel fissante. Ma sostanzialmente la pelle sta diventando super 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 lucida. Riuscite a vederlo? È, cioè, non so perché, ma non mi ricordavo più com'è senza lo spray fissante. E letteralmente il trucco non dura, Cioè, anche se ho messo comunque primer, un ottimo primer, perché ho messo quello della Benefit, senza lo spray fissante, ragazzi, non è la stessa cosa. Cioè, comunque, in realtà qui, in questa zona, direi che è piuttosto perfetto. E sulle guance, ma la zona T
un disastro, cioè un disastro letteralmente. Volevo anche menzionare il fatto che mi sono arrivate, come al solito, vabbè, diverse critiche, anche perché ho visto che vi sta piacendo molto il video. Vi ringraziavo prima degli acquisti sbagliati di lusso del 2018, però ho visto anche, come al solito, tantissimi insulti, e ricordate che io li blocco, li cancello, quindi voi molto probabilmente non riuscite nemmeno a vederli, quindi quelli che vedete non sono gli insulti a cui mi sto riferendo in questo video, ok? Perché devo sempre specificare questa cosa, visto che non è ovvio, e mi fa un po' ridere, perché cioè, c'è chi mi dice che dovrei fare beneficenza, ma una cosa non esclude l'altra. Chi vi dice che io non aiuti nel mio modo, invece, quando ce n'è bisogno? Perché non lo spiattello sui social, allora non faccio beneficenza? Ma guardate che il 90% della gente che fa beneficenza e che aiuta gli altri, sì, ho i buchi nella maglia, ma è una maglia per casa ed è comodissima, io la tengo anche se hai buchi, ok? Ok, e chi vi dice, con piccola parentesi, chi vi dice, io che mi arrabbio da sola, ma chi vi dice che, cioè, ecco, questo volevo dire, il 90% delle persone che fanno beneficenza non lo dicono su internet, perché non avrebbe senso, perché tu non è che aiuti gli altri perché vuoi vantartene su internet, cioè lo fai per il solo scopo di farlo, perché magari ne hai la possibilità e puoi aiutare qualcuno e non hai necessità di andarlo a dire. Comunque, ma non che chi lo faccia sia per forza, che ne so, in cerca di pubblicità positiva, semplicemente non la grande maggior parte, la stragrande maggioranza di chi lo fa non lo dice, perché non c'è, cioè, a che pro, nel senso, comunque. Questo è quanto, ringrazio quelli che ancora mi dicono che mi sono rifatta il naso, gli zigomi e tutto quanto. un giorno vi dirò sì, vi giuro, mi sono rifatta tutta la faccia, così almeno la smetteranno, perché cioè, se no veramente, impossibile, impossibile. Comunque oggi anche ho fatto un po' di contouring al naso, E non so mai se devo arrabbiarmi o sentirmi lusingata quando mi dicono che ho il naso rifatto. Comunque, a parte questo, ancora un po' di mal di gola, ma casca se il mondo, domani sono a Roma, a parte se mi sveglio con 40 di febbre, cioè veramente. Comunque, biglietto pronto, tutto pronto per Roma. Io super super emozionata, che lo so, è un po', cioè mi dite sempre, ah, oh, ma tu gli incontri, quando parli degli incontri che noia, però oh, ragazzi, a me piace troppo incontrarvi, a me piace tanto, cioè mi emoziona tantissimo, quindi lo so, sono un po' ripetitiva su questo, ma sono veramente tanto tanto emozionata, non vedo l'ora. Comunque spero che sarete in tanti come a Milano, spero che, boh, non lo so, visto che pioverà purtroppo, e quindi questo non mi rende tanto felice, perché se piove a Roma il centro va un po' in, diciamo, va un po' in tilt, e magari c'è poca gente che ha voglia di venire a fare una passeggiata in centro. Spero di no, spero di no, spero che veniate comunque. C'era una ragazza che mi ha scritto che verrà da Stoccarda per me, quindi la ringrazio tantissimo, ho letto il tuo commento, leggo anche i commenti di tutte voi che mi chiedete di venire in Svizzera. So che siete in tanto a seguirmi da lì e mi piacerebbe molto, a parte che non sono mai stata in Svizzera, quindi se riuscirò ad organizzare sarò veramente veramente felice. Per adesso non ho niente in programma, ma spero davvero un giorno di poter venire anche da voi in Svizzera. E ringrazio anche tutti quelli che mi dicono fai un incontro in Sicilia, in Sardegna, nel sud Italia. Ragazzi, vi prometto che appena posso vengo, se ho la possibilità io ci vengo da voi, davvero. Speravo tanto di poter fare Palermo presto, invece no, però spero, anzi farò di tutto, anzi farò l'impossibile per riuscire, promesso. Quindi adesso vado semplicemente a struccarmi, domani devo assolutamente ricordarmi l'all nighter di Urban Decay, altrimenti non so come ci arrivo a Roma. Penso che comunque farò il trucco in volo, sì, perché se faccio il trucco la mattina e poi l'incontro è alle 16, sì, preferisco in volo, io mi truccherò. Ormai abituata a truccarmi in treno, mi abituerò anche a truccarmi in aereo, non è la prima volta comunque. Questo è quanto, mia family, ma vi mando un bacione. Non so quanto sarà lungo questo video, non so quanto sarà interessante, perché le mie giornate, domani comunque filmerò anche un vlog e lo caricherò a lunedì, e non so quanto siano interessanti queste giornate triestine, casalinghe, però a me piace avervi accanto e avervi vicini anche delle mie giornate semplici e farvi vedere la vita, insomma, semplice, e portarvi con me in giro e, insomma, sì, sentirvi vicini anche nelle giornate più caserecce. E quindi un bacio grande, e noi ci vediamo, no, questo video lo vedrete venerdì, quindi non posso dire che ci vedremo domani, ci vedremo lunedì con un nuovo video. Bacio, ciao!